Riusciamo a farla vedere? Buonasera, e sentire. Buonasera. Eccoci, buonasera. 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 Mi dispiace aver interrotto un intervento. Mi pare di capire, non volevo essere scortese, avrei atteso insomma. Dagli applausi. Innanzitutto la ringraziamo per essere qui mm -hmm. con noi in collegamento, capiamo bene che sono giornate intensissime e per le scadenze prossime di manovre PNRR ma anche per l'emergenza che c'è stata purtroppo a Ischia. Quindi la ringraziamo davvero ulteriormente per... Essere qui con noi, uh, come Essere dire. Qui in un posto dove sta succedendo una cosa molto importante nel mondo delle imprese italiane, questa fusione che fa nascere una nuova realtà di rappresentanza imprenditoriale in uno dei territori più significativi per l'economia del paese. Quindi le lascio e la ringraziamo ancora. Le lascio la parola, Presidente. Sì, grazie di nuovo. Buonasera a tutti, davvero. Uh, scusatemi intanto mi dispiace dicevo di aver interrotto un intervento avrei uh, volentieri atteso e uh, quindi insomma mi scuso uh, e mi scuso anche per non essere lì con voi fisicamente mi sarebbe davvero piaciuto esserci in presenza a questa assemblea generale di uh, Confindustria Venezia Rovigo, Assindustria Veneto Centro questa iniziativa d'aggregazione che anche io Considero molto importante per la quale ovviamente faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli attori, ma ovviamente, come dicevate voi, eh, le troppe scadenze che noi dobbiamo fronteggiare in corsa e eh, ovviamente anche i tragici fatti avvenuti in queste ore eh, a Ischia, che noi stiamo ovviamente seguendo di ora in ora. Uh, diciamo mi hanno impedito di prendermi questa libertà, mettiamola così. In ogni caso ci tenevo a partecipare seppure uh, brevemente, seppure da remoto. Intanto, per il uh, lungo rapporto che uh, mi lega uh, al presidente Vincenzo Marinese che saluto e ringrazio insieme al presidente Leopoldo Destro. Ovviamente il mio saluto al presidente Carlo Bonomi uh, e anche ci tenevo a esserci per l'attenzione che. Uh, come uh, spero sappiate io e tutto il governo abbiamo sia per le categorie produttive sia per il tema del confronto con i corpi intermedi. A un mese dal uh, suo giuramento il governo ha già avviato un primo tavolo di confronto con tutte le associazioni di categorie ed è un dialogo che vogliamo portare avanti con costanza lungo tutto il nostro mandato. Certo avremmo voluto avere più tempo per confrontarci soprattutto prima della legge di bilancio, però la nostra è stata una, legge, una, una corsa contro il tempo. Eh, obiettivamente ci siamo trovati a fare una manovra di bilancio in tempi molto 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 ristretti. Abbiamo dovuto eh, eh, scrivere eh, questa manovra senza rinunciare a delineare Uh, attraverso le nostre prime misure e soprattutto uh, attraverso questa che è la misura principe uh, del, dell'anno di un governo, una traiettoria che fosse il più possibile nitida, scelte che dessero un'indicazione su quelle che saranno le priorità della nostra azione. E tra quelle priorità c'è certamente il tema della crescita economica. A partire ovviamente dalla messa in sicurezza del tessuto produttivo, in particolare il riferimento alla principale emergenza che abbiamo di fronte che è l'emergenza del caro energia. L'attenzione verso chi produce, il rafforzamento del ceto medio e dall'altra parte anche il sostegno alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, alla difesa del potere d'acquisto dei cittadini, ai redditi più bassi. Sono molte le misure che noi. Eh, abbiamo cercato di mettere in campo nonostante la ristrettezza di tempi e di risorse eh, e soprattutto di risorse atteso che eh, come voi sapete i 30 miliardi che avevamo liberato con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza sono andati interamente sul tema del caro bollette per sostenere appunto le famiglie e le imprese però questo non ci ha impedito di mantenere alcuni impegni che avevamo preso di dare alcuni segnali Penso all'incremento del 50% dell'assegno unico per i figli nel primo anno di vita del bambino, nei primi tre anni per le famiglie che hanno tre o più figli, la riduzione al 5% dell'IVA per i prodotti sulla prima infanzia, 500 milioni per combattere il caro carrello per le famiglie più deboli così come abbiamo deciso di rendere strutturali le misure in sostegno delle persone con disabilità, abbiamo previsto un'indicizzazione delle pensioni che aiutasse soprattutto gli importi più bassi, 120% la rivalutazione delle pensioni minime, cioè abbiamo fatto degli interventi che incarnano una visione sociale, lo dico a voi perché questo governo condivide con la confindustria diciamo, eh, questa visione sociale e lo dico a voi perché insieme a queste scelte la gran parte delle risorse e dei provvedimenti è stata dedicata proprio alle realtà produttive, per ribadire un principio che molto spesso in passato, troppo spesso dal mio punto di vista, era stato eh, messo in discussione e che invece questo governo eh, vuole ribadire, e cioè che non può esistere welfare che non c'è stato sociale se a monte non c'è anche chi genera ricchezza. Allora anche qui mi perdonerete se provo a citare qualche numero, eh, ma credo valga la pena ricordare un po' eh, gli sforzi che stiamo tentando eh, di fare anche per consentirvi diciamo, di dirci dove possiamo eh, migliorare. Oltre ai miliardi che noi avevamo già stanziato col decreto energia, nella manovra 9 miliardi di euro. Sono stati stanziati, come voi sapete, per incrementare il credito d'imposta da riconoscere alle aziende per fronteggiare il caro energia. Abbiamo alzato il credito d'imposta dal 40 al 45% per le imprese energivore e dal 30 al 35% per le altre aziende. Eh, abbiamo rifinanziato lo sconto fiscale sulle accise pur scegliendo di ridurre, come voi sapete, l'entità dell'intervento ma rimaniamo pronti a intervenire eh, se ce ne fosse necessità. Ora abbiamo considerato diciamo, un miglioramento della condizione dei prezzi. Abbiamo prorogato l'IVA al 5% eh, sul gas naturale usato per autotrazione, abbiamo deciso di sbloccare, anche qui credo un segnale importante, i nostri giacimenti di gas naturale, con quella gas release si eh, definirebbe, che consente alle aziende più esposte al rincaro dei prezzi del gas di ottenere energia a costi ridotti, ma anche dà un altro segnale importante, e cioè che l'Italia deve tornare a produrre energia, che quello che eh, serve deve banalmente essere fatto. Abbiamo confermato il taglio del cuneo fiscale del 2% per i redditi fino a 35.000 euro e abbiamo aggiunto un ulteriore 1% di taglio del cuneo per i redditi più bassi per i redditi fino a 20.000 euro io su questo chiaramente voi sapete che ci siamo dati come orizzonte di legislatura l'obiettivo di arrivare a una riduzione di almeno 5 punti del cuneo fiscale sui redditi fino a 35.000 euro, due terzi lato lavoratore, un terzo lato azienda, ma questo primo segnale che chiaramente non è eh, sufficiente e eh, su questa strada vogliamo andare avanti, però mi corre l'obbligo di ricordare che è una misura che cuba oltre 4,2 miliardi di euro, cioè lo stanziamento più significativo dell'intera manovra economica dopo le misure sull'energia. Abbiamo rinviato l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax, che lo sapete meglio di me, avrebbero avuto conseguenze molto gravi per il nostro sistema industriale. Anche qui un impegno preso che abbiamo mantenuto. Abbiamo previsto la detassazione dei premi di produttività per i lavoratori dipendenti eh, dal 10 al 5% fino a 3.000 euro annui che si aggiunge alla detassazione dei fringe benefit, all'estensione del fringe benefit fino a 3.000 euro. Abbiamo avviato l'attuazione della proposta che noi sintetizziamo nell'espressione più assumi meno paghi, cioè azzeriamo la contribuzione per chi assume donne. Giovani fino a 36 anni o percettori di reddito di cittadinanza, purché si tratti di maggiore occupazione. Abbiamo dedicato misure precise anche ai lavoratori autonomi, sia con l'innalzamento della tassa piatta per le partite IVA, con fatturato adesso fino a 85.000 euro, prima 65.000, sia introducendo una tassa piatta al 15% sull'incremento del reddito rispetto al massimo livello del triennio precedente. Abbiamo deciso di escludere dalla fine, eh, dalla fine del prossimo anno chi è in condizione di lavorare dalla possibilità di beneficiare del reddito di cittadinanza, perché lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto, uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. Nel 2023 per queste persone il reddito di cittadinanza non si potrà percepire per più di otto mesi, che è un periodo di ponte diciamo così, che ci siamo presi perché ci serve a mettere in campo le misure necessarie ad aiutare queste persone a essere eh, inserite nel mercato del lavoro e in ogni caso il reddito decadrà alla prima offerta di lavoro che viene rifiutato una misura di buonsenso che intendiamo difendere da ogni attacco strumentale. Io potrei diciamo, continuare a lungo, non voglio eh, tediarvi diciamo così, con la lista della spesa, vorrei eh, riservare un, una, un, uno spazio di questo intervento anche ad alcune riflessioni che spiegano secondo me il contesto in cui si, si inseriscono queste nostre prime scelte. Uh, perché certo questo è solo un inizio, ma secondo me dice dove vogliamo andare. Uh, certo vogliamo fare di più, ma io penso che si debba riconoscere come l'attenzione per le aziende, l'attenzione per i loro lavoratori sia stata e sia una nostra priorità assoluta. Siamo consapevoli ovviamente che queste misure, così come le altre che porteremo avanti, perderanno però di qualsiasi efficacia se noi contestualmente non riusciremo a garantire alle imprese l'esistenza di un contesto differente da quello che hanno fin qui trovato nel rapporto con lo Stato e nel rapporto col governo. Per questo noi abbiamo voluto dare da subito un'indicazione chiara eh, sugli obiettivi che ci davamo, dando concretezza a due principi per noi centrali e che... Non a caso io ho richiamato dal, dall'insediamento, dal momento del mio insediamento, dalla relazione fatta al Parlamento, non disturbare chi produce, rimettere al centro il confronto con i corpi intermedi. Su questi concetti eh, qualche breve parola, come anche dice spesso il presidente Bonomi: il lavoro non lo crea la politica per decreto. Noi usciamo da una legislatura nella quale ci è stato detto che si poteva abbattere con un decreto la povertà, che si poteva eh, creare lavoro con un decreto, che si potevano fare tantissime cose nei palazzi della politica. Purtroppo non è così. La ricchezza la creano le aziende con i loro lavoratori. Quello che compete è lo Stato è... Creare le condizioni perché queste aziende possano operare nel migliore dei modi, perché possano crescere, perché possano fare senza avere paura di trovarsi uno Stato che le combatte piuttosto che aiutarle, accompagnarle. Non disturbare chi produce significa questo: significa che lo Stato deve garantire a chi fa di poterlo fare programmando e pianificando, avendo la certezza dei propri investimenti, sfruttando al, me al meglio le opportunità che vengono offerte. La politica può immaginare le cose migliori, può predisporre le misure più belle, però se poi non agisce determinando le condizioni perché si possano usare e, e attivare quelle possibilità, tutto questo non serve a niente. E la prima condizione, dal mio punto di vista, è che le imprese siano rese competitive che eh, siano nella condizione di espandersi, di ampliare i loro portafogli clienti, di, di crescere in ricchezza, perché la ricchezza che producono è ricchezza per l'intera nazione. Anche per questo, al di là della manovra, noi stiamo ad esempio rendendo operativa la misura del cosiddetto difensore civico delle imprese, ovvero la titolarità del Ministero delle Imprese del Made in Italy di avvocare a sé gli iter autorizzativi bloccati presso altre amministrazioni per rendere certi i tempi di investimento, che secondo me è una questione fondamentale. Stiamo con conducendo una ricognizione puntuale opera per opera, gara per gara dei progetti che dovranno essere realizzati con le risorse del PNRR e non solo, perché anche qui le imprese devono sapere cosa, ver cosa verrà fatto per prepararsi adeguatamente, farsi trovare pronte, farsi trovare competitive quando si partirà. Con le opere e con i cantieri, fermo restando a tutta la materia ovviamente del caro materiali che pure stiamo affrontando perché in assenza diciamo, di una capacità di affrontare seriamente questo tema purtroppo i soldi del PNRR rischiano di non arrivare a terra. Stiamo lavorando anche sul codice degli appalti perché anche qui servono regole chiare per tutti e che tutti a partire dallo Stato e dalla pubblica amministrazione devono rispettare. Il codice deve diventare un pilastro del rapporto tra Stato e imprese, su cui poter fare affidamento senza che venga sottoposto a continue modifiche come è avvenuto in passato, quando si scopriva di volta in volta che le norme scritte al chiuso di una stanza, poi alla prova dei fatti puntualmente non funzionavano. E quel pilastro deve essere costruito intorno a una parola, quella parola è fiducia. Fiducia verso le imprese, fiducia verso chi lavora. Quando dico che il governo crede fortemente nel confronto con i corpi intermedi non intendo dire che noi vi presentiamo le proposte e voi ci dite se, se vi piacciono o meno. Intendo dire che insieme dobbiamo ragionare di fissare gli obiettivi e insieme dobbiamo cercare le soluzioni per costruire la strada che ci porta a quegli obiettivi. Per questo, eh, diciamo. Il fatto di coinvolgere eh, la, la, la sfida al dialogo non è eh, diciamo una questione di eh, così insomma, formale. Ecco, io vorrei davvero che si potesse ragionare come persone, mondi, in realtà che remano verso la stessa direzione, verso gli stessi obiettivi, e quindi studiare, elaborare insieme le proposte, le soluzioni, le risposte che servono all'Italia e segnatamente al mondo produttivo, ma non solo al mondo produttivo. Eh, noi siamo consapevoli che se l'industria va bene, allora andrà bene anche la nazione. Poi certo spetta alla politica fare sintesi, spetta alla politica assumersi la responsabilità delle scelte e io intendo assumermi e mi assumerò fino in fondo con il governo le scelte che faremo, anche quando questo dovesse costare in termini elettorali. Però siamo qui per fare quello che è giusto prima, che è giusto per la nazione non, e non quello che è utile per noi. Io penso che lo dimostri la scelta operata sul tema proprio del reddito di cittadinanza, perché vedete in Italia per troppo tempo si è diciamo, lavorato per distruggere quella cultura del lavoro che è alla base della nostra nazione, che è alla base dell'articolo 1 della Costituzione italiana. Io penso che il fatto di ribadire con questa scelta che questo governo intende ricostruire la cultura e l'etica del lavoro e farlo insieme a chi fa impresa e a chi produce sia un segnale importante. Poi certo, siamo consapevoli che come dicevamo eh, sul taglio del cuneo fiscale, ad esempio, eh, ci vuole maggiore incisività e maggiori risorse, però penso che valga la pena riconoscere che è una strada che abbiamo deciso di intraprendere subito e lo abbiamo fatto per dire che da questa strada non, non intendiamo tornare indietro. Ci sono ovviamente sulla stessa strada molti altri obiettivi che vogliamo centrare, sui quali il rapporto con il vostro mondo è un rapporto che io considero fondamentale eh, a partire dalla vicenda di una strategia industriale perché noi possiamo anche avere un confronto circoscritto diciamo, ai temi propri no? della, della, delle necessità quotidiane, ma io credo che la grande sfida del confronto oggi sia ragionare di strategia. Questa nazione non ha una politica strategica, non ha una politica industriale, una strategia industriale da troppo tempo e io credo che debba tornare a scegliere dove vuole stare nel contesto geostrategico, su che cosa vuole investire e poi concentrare le risorse su quegli obiettivi, partendo ovviamente dal tema della difesa dell'interesse nazionale, che per noi è un obiettivo anche in Europa, penso a tutta la vicenda del price cap, al mercato del gas, alla tutela del settore del packaging, che è stato oggetto anche delle mie interlocuzioni presso la Commissione europea eh, eh, che insomma, è esposto a rischi proprio in questi giorni, un piccolo segnale è arrivato, credo anche grazie al lavoro che ha fatto il governo. Insomma c'è tanto da fare, non voglio tediarvi oltre, eh, abbiamo bisogno delle energie migliori di questa nazione. E quindi le porte di questo governo saranno sempre aperte per chi vuole offrire proposte, per chi ha soluzioni efficaci. E io sono certa che Confindustria, che voi sarete sempre protagonisti di questo percorso, perché questa strada eh, eh, in, noi vogliamo percorrerla eh, camminando a fianco del nostro sistema produttivo e eh, industriale. Atteso, che nessuno meglio di chi fa impresa sa cosa sia la cultura del lavoro, ma anche perché io penso che nessuno meglio di chi fa impresa sappia quanto conti il rispetto degli impegni presi. E questo è qualcosa che anche alla politica vale la pena, diciamo, di insegnare. Ecco. E noi, poiché vogliamo rispettare gli impegni che abbiamo assunto con i cittadini italiani, dal vostro mondo su questo possiamo trarre buon esempio. Io vi ringrazio, mi scuso ancora per non essere lì. Vi auguro buon lavoro e faccio a tutti un grande in bocca al lupo per questa avventura. Grazie, Presidente. Grazie, buon lavoro a lei e alla sua squadra. Grazie. Grazie, grazie ancora Presidente Meloni. Grazie, grazie a voi. Grazie, buon lavoro. La sua presenza oggi, seppur a distanza, è un grande segnale importante per quel dialogo a cui ha fatto riferimento per costruire una politica industriale per il Paese.